pomeriggio amici di Gossip Mania, eccoci qui prontissime, il weekend si avvicina ma noi non abbiamo voglia di leggerezza, anzi oggi sarà una puntata molto molto seria con dei temi non troppo leggeri appunto da affrontare, ma fa parte anche questo del mondo del pettegolezzo, scoprire altri volti dei personaggi molto molto noti anche del panorama internazionale, non solo di quello italiano, ma soprattutto parlarvi anche di ciò che poi succede nella loro quotidianità, non sempre cose belle ma anche un passato molto molto pesante. Prima di tutto però ovviamente al mio fianco c'è più abbronzata che mai Elvira Vigliano. Ciao Alessia, ben ritrovata. Ciao Elvira, complimenti per l'abbronzatura. Questo è lo sport dell'ora di pranzo. Esatto. Ha i suoi frutti, solo da quel punto di vista. Fa doppio benessere, vedi, sia per lo sport che per quanto riguarda la tintarella. Sì, almeno c'è un lato positivo. Non male, non male. Elvira, come abbiamo detto, oggi ci saranno argomenti un po' meno leggeri perché poi ci alterniamo sempre e dobbiamo parlare di un po' di cose abbastanza scottanti, per così dire. Sì, e soprattutto ci saranno molti commenti che già immagino non saranno positivi, almeno da parte mia, perché insomma ci sono dei problemi che sono effettivamente dei problemi e dei disagi reali, e altri che sono semplicemente la quotidianità, quindi prendere per vero tutto ciò che succede e soprattutto le reazioni diventa anche un pochino complicato da gestire. Infatti come sempre li abbiamo alternati, iniziamo come sempre da un argomento un po' più serio, ovviamente da un passato che si fa sempre spazio nel presente, che ovviamente, visto che è un passato molto molto importante, si fa fatica ad accantonare, perché poi sono quelle cose che accadono nella vita, come possono essere i traumi o i lutti, che ovviamente non si possono mai dimenticare, ma bisogna soltanto conviverci. E questo è sia un po' l'inizio, ma sarà anche la fine della nostra trasmissione in questo solito fil rouge. Parliamo del principe Harry, che in una docu-serie, perché poi anche l'ultimo argomento farà parte della stessa docu-serie ideata proprio dallo stesso Harry e da Ofra, parlerà appunto di tutti i lati più oscuri dei personaggi noti. Infatti si chiama The Me You Can See, quindi tutto ciò che non si vede di questi personaggi e che magari non si conosce. Il primo personaggio ovviamente è proprio il principe Harry, che ha parlato di un suo lato molto molto oscuro, che poi non è neanche così lontano come magari molti possono credere. Infatti ha raccontato che dai 28 ai 32 anni, proprio poco prima di conoscere Meghan, e anche nella stessa tempistica, perché poi la cosa è andata avanti anche quando l'ha conosciuta e proprio lei avrà un ruolo fondamentale, ha fatto uso di alcol, ha fatto uso di droghe, proprio per provare a superare il grande trauma che ha avuto da piccolo con la morte di Lady Di. Da questo punto di vista, insomma, credo che forse sia l'unica docuserie che in questo periodo, soprattutto a causa poi dell'importanza che ha avuto questo evento drammatico, possa effettivamente avere grande successo, perché non fa altro che svelare alcuni retroscena del mondo reale. L'abbiamo sempre visto, soprattutto per quanto riguarda ad esempio i Tudors, ci sono i Borgia, ci sono una serie di docu-fiction che effettivamente dimostrano com'era la vita a quei tempi. Però effettivamente il mostrare ciò che succede nella vita quotidiana dei reali è una novità, soprattutto perché si parla di un aspetto moderno, quindi legato ai misteri, agli intrighi e anche all'omicidio. Da questo punto di vista credo che sia fondamentale la versione di colui che l'ha vissuto in primo piano. Fatto sta che insomma è una docuserie che arriva in un momento particolare, subito dopo la morte insomma del principe Filippo, e soprattutto in un momento in cui lo stesso Harry è alla ricerca di un lavoro, quindi ci sono una serie di coincidenze che fanno pensare. Sì, di un lavoro e anche di una nuova famiglia, sì. Probabilmente visto che è stato un po' diseredato, possiamo dire, da tutta la stirpe reale, proprio per l'intervista che poi aveva rilasciato sulla stessa emittente
qualche settimana fa, della quale abbiamo ampiamente parlato. Nonostante ciò, ha comunque regalato al suo pubblico tanti tanti dettagli del suo passato. Prima di tutto l'angoscia, l'impotenza di quando Lady Di ha perso la vita nelle circostanze che tutti ben conosciamo, ma che restano comunque un mistero per tutti gli intrecci che ci sono stati. Si è sentito appunto impotente, aveva soltanto 12 anni, ma appunto crescendo non si è sentito all'altezza di poter proteggere sua madre da tutto ciò che stava accadendo, e proprio per questo si è portato poi dietro delle insicurezze e dei traumi che si sono ripresentati poi quando ha conosciuto proprio Meghan. Poiché la storia ovviamente era diversa, ma in tante cose ricordava proprio quella di Lady Diana, e quindi ha avuto paura di perdere per la seconda volta una persona a lui cara, e proprio per questo si è rifugiato poi nell'alcol e nelle droghe. Lui ha spiegato poi: io bevevo e mi drogavo soltanto dal venerdì alla domenica in questi giorni, e volevo farlo da solo perché a me non piace bere, quindi provavo anche vergogna, ma era l'unico modo per non pensare neanche al mio passato, anche se, come dice una nota citazione, poi i brutti pensieri alla fine galleggiano, non affondano, insieme all'alcol, e quindi tutto ciò non faceva altro che acuire tutte le sue problematiche. Ti faccio prima commentare, poi continuo. Sì, diciamo che abbiamo una cosa in comune io e Harry, perché anch'io dal venerdì alla domenica il weekend, yes weekend, diciamo, giusto per portarla sul ridere. Devo dire che insomma lo stesso Harry si è sempre distinto rispetto a William proprio per la sua condotta un po' sì, particolare, ed è sempre stato un po' nel cuore di tutti, perché essendo il più piccolo aveva sofferto forse di più dell'assenza della madre. Le modalità in cui è avvenuta la morte di Diana sono ancora oggi ricordate attraverso una serie di fiction, di documentari, che sicuramente testimoniano almeno in parte quello che è potuto succedere. Le ripercussioni le ha avute soprattutto lui, perché di William in realtà non è che sappiamo molto di come abbia gestito il dolore, di come l'abbia somatizzato. Fatto sta che c'è sempre una pecora nera nella famiglia, e Harry è stato colui che ha portato avanti questa teoria. E proprio nel caso, insomma, dell'incontro con Meghan, in questo caso si pensava, sai, che potesse essere la classica favola che tutti sognano, una donna comune che viene, insomma, diventa il centro dell'attenzione di un reale. Devo dire che questa storia ha fatto discutere fin dall'inizio, e sulle problematiche di Harry, anche per quanto riguarda la droga in età adolescenziale, ce ne sono di diverse di storie al riguardo. È stato arrestato, insomma, non è che ha avuto una vita molto semplice. Ecco perché forse l'incontro con Meghan è stato, sai, l'elemento che ha fatto scattare in lui questo cambiamento. Fatto di diventare papà, o addirittura di creare un legame indissolubile con una donna che fondamentalmente conosceva da pochissimo, forse riguarda anche i suoi traumi infantili, il volersi legare ad una donna rivedendo in lei poi alcuni tratti della madre. E sono cose che un pochino tutti viviamo, e col padre e con la madre. È vero, poi lui aveva veramente un rapporto molto molto speciale con Lady Diana, lo possiamo vedere anche in qualche foto del passato nelle nostre grafiche, ed effettivamente anche per carattere, per temperamento, William è stato sempre più proprio il principe per antonomasia, anche nell'aspetto fisico, sempre molto incline al protocollo, anche poi ovviamente nel tempo, non soltanto quando era adolescente. Invece Harry è stato sempre ribelle. Ed hai detto un'altra cosa molto molto giusta, perché è stata proprio Meghan poi a far scattare la molla per il recupero e per la ripresa proprio del suo io, perché ovviamente facendo abuso di droghe e alcol si stava perdendo ancora di più. E durante un forte litigio con Meghan, la quale nonostante si frequentassero da poco ma aveva capito tutto, lo ha messo davanti alla verità: tu puoi realmente perdermi, non perché però mi succeda qualcosa, ma perché così avanti non possiamo andare. Proprio lì ha capito quindi di dover darsi una scossa e di dover cambiare la sua vita se realmente poi volesse continuare questa frequentazione con Meghan, mettere su famiglia e quindi costruire qualcosa di bello, quindi voltare pagina rispetto al passato. Si è ritrovato ed ha dato vita poi alla sua storia d'amore che tutti ben conosciamo. Che devo dire ha anche un po'
alimentato tante critiche perché si pensa effettivamente che Meghan sia stata colei che l'abbia portato via dalla sua famiglia, una sorta di sfascia famiglie, soprattutto per quanto riguarda poi la sua storia, perché ovviamente proviene da una famiglia multietnica, ha avuto una carriera nell'ambito attoriale, quindi insomma è molto diversa dagli standard sì. della regina e anche della moglie poi di Kate, della moglie di William, quindi ci sono una serie di discrepanze che fanno discutere. In questo caso parliamo comunque di reali, quindi c'è la volontà di portare avanti delle idee, soprattutto a cui noi siamo molto contrari, perché l'amore alla fine, come sappiamo, non guarda in faccia a nessuno, non ci sono differenze certo. né di sesso né di razza, quindi da questo punto di vista insomma forse è stato un bene che abbia trovato una donna anche determinata, ambiziosa, ma soprattutto che abbia puntato i piedi per terra e lo abbia messo davanti a una scelta, altrimenti credo che anche oggi non si potrebbe parlare più di Harry, ma avere solo un suo ricordo. Assolutamente, poi devo dire la verità che al di là delle polemiche, delle fazioni, comunque sono realmente innamorati, si vede come si guardano, anche perché compiere delle scelte difficili per entrambi ovviamente vuol dire che alla base c'è un sentimento forte. Lui ovviamente, neanche a dirlo, ha parlato anche del rapporto con la famiglia, anche negli anni di difficoltà, ha detto: quando cercavo comprensione nella mia famiglia, che erano poi gli stessi che avevano vissuto lo stesso mio dolore, ho ricevuto solo porte in faccia, proprio per il mio temperamento particolare, un po' per il mio essere ribelle, e quindi non ho avuto alcun tipo di aiuto. E quel palazzo, possiamo dire, quelle mura di ovviamente Buckingham Palace mi stavano sempre più strette, mi soffocavano a tal punto che ho dovuto poi prendere una decisione. Comunque, nel caso, noi possiamo tranquillamente sostituire Harry. Anche perché ci sono tante mura, c'è spazio. Sì, a noi basta uno spazietto, nulla di che. Devo dire che forse dal nostro punto di vista risulta impensabile una scelta del genere. Certo. Però forse nel suo caso, insomma, essere cresciuto in un ambiente del genere e seguire poi delle regole molto ferree, essere un ribelle non ha giovato molto. Però devo dire che è stato coerente in questo, perché fin da bambino era così, quindi non potevamo aspettarci nulla di diverso. Lunga vita ai ribelli, questo è poco ma sicuro, almeno ovviamente non i ribelli, gli indisciplinati, ma coloro che portano avanti le proprie idee e i propri valori, e questo è molto importante, ancor più nel mondo attuale, dove sembra scontato ma non lo è. Noi cambiamo argomento e parliamo di un altro argomento abbastanza attuale, il Covid, che ormai sembra andare verso una risoluzione, diciamo così, anche perché la battaglia è ancora lunga, non è assolutamente sparito, ci sono ancora contagi, ci sono ancora tante problematiche che vengono anche da altre parti del mondo meno fortunate ovviamente di noi. La campagna vaccinale in Europa, così come nel mondo, va a gonfie vele, ma in Africa ad esempio è solo allo 0,2%, quindi c'è ancora tanto da fare per debellare completamente questo virus, e c'è chi non ha vissuto dei momenti proprio positivi. Possiamo dire che nessuno di noi ha vissuto momenti positivi, al di là del contagio o meno, ma comunque ovviamente siamo stati al cospetto per un anno e mezzo di una pandemia tragica e mondiale, quindi ovviamente tutti noi abbiamo vissuto dei momenti di alti e bassi. Però c'è qualcuno che l'ha presa proprio male, possiamo dire, malissimo, forse anche un po' troppo rispetto al dovuto, e parliamo di Salma Hayek, la bravissima e bellissima attrice messicana. Bellissima la sua interpretazione nel film Frida, che ho avuto modo di vedere in lockdown, appunto riparlando di tutta la lista dei film che ho avuto modo di vedere lo scorso anno, e nonostante ciò ha vissuto i primi mesi di pandemia in particolar modo veramente male, perché è stata appunto colpita dal Covid, e da lì è partito un iter anche psicologico molto molto difficile, nella quale ha preso la notizia con molta negatività, si è rinchiusa nella sua villa di Los Angeles, di Londra, con la figlia e con il compagno, e lì c'è stato veramente un turbinio di eventi alquanto negativi. Forse contestualizzando un pochino il risultato positivo del test, riesco anche a capire perché insomma ci sia stata così tanta paura. Adesso viviamo il Covid in maniera diversa, sì. C'è sempre paura, però abbiamo la certezza che oggi non mancano gli strumenti, perché ormai è passato un anno e mezzo.
All'inizio questo male era terribile, soprattutto per chi, insomma, ne veniva colpito e non si sapeva cosa sarebbe successo. Sì, non si conoscevano neanche le cure, cosa fare, il modo di agire, le tempistiche. Il terrore era tanto, quindi contestualizzando, diciamo, il commento di Salma Hayek, riusciamo a capire come in realtà quello che ha vissuto potesse essere realmente, insomma, visto come la fine della propria vita. Fatto sta che, insomma, l'aspetto psicologico è un elemento che ha inciso molto nella pandemia, soprattutto poi, secondo degli studi recenti, grazie anche ad Oxford, pare che, insomma, le conseguenze resteranno a vita, come delle cicatrici che è impossibile da togliere, cicatrici che ritroviamo anche sui polmoni, su organi importanti, quindi è difficile in questo caso non dare ragione a Salma Hayek. Fatto sta che, avendo una famiglia di cui prendersi cura, poteva anche essere in questo caso giustificata, perché, insomma, dire addio poi ai propri cari, soprattutto se poi la malattia non sappiamo che decorso potesse avere, diventa difficile. Certo è che parlarne adesso è, insomma, un pochino strano, ne fa un pochino strano, perché è riuscita a superarlo brillantemente, anche perché non mancavano in quel caso le possibilità di potersi curare. Però, insomma, è sempre un bene poterne parlare, perché è un qualcosa che, come abbiamo sempre detto, rimarrà nella storia. Quindi anche avere un'opinione di qualcuno che ne ha sofferto in maniera anche molto grave o leggera può darci anche uno spunto di riflessione. Ecco, Salma Hayek ha effettuato una quarantena di 7 settimane in questa famosa villa e ha subito dei sintomi molto molto gravi dello stesso Covid, tanto che il suo medico di fiducia le ha detto: stai peggiorando, devi andare assolutamente in ospedale. E lei qui ha reagito male dicendo: no, voglio morire a casa, quindi non voglio cure, non voglio assolutamente niente, nessuno, non mi voglio spostare. Come se si fosse proprio rinchiusa in un mondo di protezione, in una bolla, proprio cercando quasi di rigettare poi tutte le sue paure per la stessa malattia. E devo dire che forse è anche comprensibile questa sua reazione, perché io al suo posto, almeno tante volte, ho cercato di mettermi nei panni di chi magari doveva andare in ospedale e non sapeva se ritornava. La realtà che abbiamo vissuto era molto particolare, non si sapeva che cosa sarebbe successo e soprattutto si restava soli. Quindi questa era la paura più grande, il fatto di non poter condividere il dolore con i propri cari. E poi c'era mancanza di informazione, perché non si potevano, sai, dire come si stava in quel determinato momento, non si potevano avere degli aggiornamenti. Quindi da questo punto di vista, insomma, il suo dolore era giustificato. Molto giustificato, anche perché poi, come diciamo sempre, questi messaggi ci avvicinano sempre di più al mondo dei VIP, che sembrano così inarrivabili, irraggiungibili, quasi perfetti, ai quali non può mai scalfire nulla. Invece sono umani come noi. Sì, sono umani, soffrono come noi, e quando fanno queste confessioni scendono un pochino dal piedistallo che gli abbiamo creato, quindi diventano effettivamente umani. E anche la nostra idea nei loro confronti muta, perché sembrano avvicinarsi un pochino di più a noi, perché soffriamo tutti quanti allo stesso modo, chi più chi meno. È vero, poi come abbiamo detto, questa pandemia ha colpito veramente tutti, a prescindere dalle classi, dai VIP, dall'età, veramente tutti. All'inizio si pensava soltanto un'età più matura, poi davvero purtroppo ha colpito tutti. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, abbiamo parlato di Covid, abbiamo parlato di sofferenza dopo un lutto, tra poco parleremo di ira. A tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social, con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale, solo su notix.it. Ben ritrovati amici.
amici di Gossip Mania, oggi puntata un po' più pesante rispetto al solito, però in settimana ci siamo dati abbastanza con trash, gossip, amori, triangoli, quadrangoli, quindi veramente oggi ci potevamo dedicare a questioni un po' più serie. Abbiamo detto prima della pubblicità che abbiamo parlato di Covid e della paura di non farcela, ovviamente paura che conosciamo bene, che abbiamo affrontato anche negli scorsi mesi. Abbiamo parlato dei traumi che derivano da lutti molto molto profondi e che si portano poi avanti negli anni e difficili da superare, che spesso vengono superati soltanto con l'amore di una nuova persona che si ha accanto. Adesso parliamo un po' di rabbia, una rabbia che arriva poi dallo stesso amore per una persona molto importante, forse la più importante della propria vita, quale può essere una figlia. Infatti è notizia delle ultime ore di un vero e proprio sfogo da parte di Stash, che conosciamo ormai tutti come il frontman dei The Colors, che ha raccontato insieme alla sua compagna Giulia Belmonte tutto ciò che è accaduto, una brutta disavventura all'aeroporto di Pescara, dove sono stati bloccati per ore per un qui pro quo, per un biglietto acquistato poco prima per un volo, e con loro ovviamente c'era anche la figlioletta Grace di 5 mesi, che ha dovuto attendere lì ovviamente in condizioni molto molto precarie, doveva mangiare, non ha avuto modo ovviamente di fare la sua poppata, possiamo dire, tanto non c'è nulla di male, non c'è nulla di male a fare una poppata se sei un neonato ovviamente. E quindi da lì è partito questo sfogo per un trattamento veramente brutto da parte delle hostess, del personale di questa notissima compagnia di volo italiana. E chi ha ragione? Allora, dobbiamo, come dicevo, oggi è il momento della contestualizzazione. Se pensiamo al fatto di poter tornare a volare in epoca Covid, siamo fortunati, perché insomma il mondo si è fermato per un anno e mezzo e in realtà è passato del tempo, ma sembra che sia passato soltanto un giorno. Da questo punto di vista, quindi, tutto ciò sta ripartendo anche un pochino lentamente, e è possibile anche trovare delle giustificazioni per quanto riguarda la compagnia aerea. Fatto sta che insomma la figlioletta di Stash non è stata l'unica bambina in questi periodi a poter, diciamo, saltare una poppata. Fortunatamente non c'è nulla di grave in questo, tutto sta nell'organizzazione materna, perché insomma, dovendo prendere un aereo così piccola, vuol dire che ci doveva essere un'organizzazione di base un pochino più particolare. Fatto sta che insomma la reazione delle hostess, ma anche di tutti coloro che appunto intervengono in questo campo, può essere positiva o negativa, ma non è di certo la prima volta insomma che assistiamo a queste cose. Chi è abituato a viaggiare sa che dall'altra parte ci sono comunque persone che fanno dei turni un po' particolari, che in un momento Covid hanno visto poi le loro mansioni aumentare a dismisura, quindi cerchiamo anche di giustificare l'altro lato e non di puntare sempre il dito. Sì, assolutamente, la verità come sempre sta nel mezzo. Fatto sta che ovviamente noi non conosciamo né entrambe le campane né davvero ciò che è successo, i motivi ovviamente principali del litigio, però in tutte le cose, sia da una parte che dall'altra, serve sempre buon senso, perché mi ricordo anche nei mesi scorsi con le varie ordinanze che veramente si rasentava il ridicolo con cose assurde, ad esempio il camminare con il convivente piuttosto che andare a trovare i genitori anziani, una serie di cose che hanno poi portato veramente a un'apertura mentale e comunque all'utilizzo del buon senso per tutto ciò che riguarda anche le restrizioni Covid, sia da parte di chi le deve rispettare ma anche da parte di chi controlla. Sì, e effettivamente insomma, nonostante la confusione, siamo riusciti anche a trovare un piccolo appiglio per anche capire come comportarci in determinate situazioni. Il buon senso purtroppo non fa parte di tutti, e in questo caso, se era necessaria questa partenza, bisognava comunque anche premunirsi un pochino prima e cercare anche di risolvere eventuali conseguenze negative che potevano esserci. Nessuno è preparato a quello che può accadere, però insomma bisogna pensare che tutto può capitare, quindi bisogna essere preparati. Sì, sono tempi veramente particolari, quindi quando si parte si deve essere comunque preparati, che ci può essere un ritardo, un controllo in più, il tampone,
il Green Pass, ovviamente tutto ciò che serve proprio per partire, ma per tutelare anche la propria salute e quella ovviamente di chi viaggia con te nello stesso mezzo di comunicazione, che può essere l'aereo, il treno e così via, o uno stesso pullman. Nonostante ciò, il caro Stash, durante la sua carriera musicale, le sue partecipazioni il sabato sera da Queen Mary, ha avuto anche il tempo di mettere su famiglia veramente giovanissimo, perché lui ha 33 anni, la compagna Giulia soltanto 25, e anche loro, nonostante questa frequentazione non da tantissimissimo tempo, però subito hanno deciso di appunto mettere su famiglia con questa piccola bellissima, e loro sono molto innamorati. Poi sì, sono molto innamorati, anche insomma la notizia di questa gravidanza ha stupito un pochino tutti, perché sembrano entrambi giovanissimi ed effettivamente lo sono, però è stata una bimba voluta sì, in tutti i modi possibili e immaginabili. Anche insomma, vedere Stash poi diventare papà è sicuramente un'immagine molto carina. Lui è molto dolcino, sì. Poi anche veramente fatto tantissimi post, tantissime dichiarazioni sulla gioia e le emozioni proprio di diventare padre. Sì, poi paragonato a lui, che insomma è un omone, questa piccola sul suo corpo risulta essere comunque molto protetta dalle immagini che vediamo, e sicuramente insomma quando si tocca un figlio in determinate situazioni i genitori impazzano. Piccolo, sì. I genitori impazzano, e quindi è normale che ci sia poi una reazione particolare, proprio perché insomma oggi si creano allarmismi anche per quanto riguarda una semplice poppata, quando in realtà abbiamo visto come l'immagine materna non prescinde da questi dettagli, quindi anche in un aeroporto penso si sarebbe potuto tranquillamente procedere con la poppata, perché nessuno si scandalizza. Sì, sicuramente ci saranno stati altre problematiche per quanto riguarda biglietti, tamponi e cose varie, e poi ovviamente hanno avuto la sfortuna, come hai detto tu prima, di trovare persone anche poco disponibili, anche semplicemente al dialogo. Per esempio a me è un periodo che invece ho avuto la sfortuna di incappare nei corrieri, ecco, che evidentemente sono abbastanza esauriti, perché questo è vero, possiamo dire, come tutti coloro che sono operatori del settore delivery, anche ovviamente in quest'anno di pandemia, che forse presi dalla mole di lavoro, cioè una delle ultime volte persino ci ha lanciato in faccia il pacchettino, quindi delicato. Veramente situazioni sì paradossali. Poi dall'altra parte del cancello, diciamo, al di là di tutte le normative Covid, ovviamente, che poi devo raccogliere un pacchetto con all'interno degli indumenti a terra, quindi... Al di là di questo, insomma, è un periodo particolare. Sì. Tutti abbiamo avuto delle conseguenze psicologiche da questa pandemia, e in molti casi, sai, in apparenza sembra difficile da dire, però è un qualcosa che ci ha colpito comunque. Quindi nel caso poi di coloro che, soprattutto in epoca pandemica, sono stati costretti a lavorare, certo, sempre, insomma, possiamo anche trovare una giustificazione. Veramente H24, è verissimo, l'aspetto psicologico è sempre importante. Ultimo argomento, e forse insieme a quello di Harry è veramente il più toccante ed il più profondo, abbiamo detto di questa docuserie Ed Me You Can See, e in questa docuserie della prima puntata ovviamente c'è stato il principe Harry, in quelle seguenti c'è un altro personaggio del quale abbiamo parlato molto spesso, ed è Lady Gaga. Anche lei ha un passato, possiamo dire, molto burrascoso, ne ha parlato spesso in tante interviste, in un'altra docuserie che è uscita anche recentemente, proprio in periodo pandemico, dove proprio raccontava le sue difficoltà con se stessa, il suo approcciarsi anche alla carriera, che è stata comunque molto molto veloce, ma anche ricca di alti e bassi, anche perché, come poi ha raccontato, si è affidata all'inizio soprattutto alle persone sbagliate, era vittima di bullismo, quindi veramente tante tante difficoltà.
ma in questa docuserie ha raccontato una cosa che almeno io non conoscevo, che a 19 anni è stata vittima di violenze da parte del suo produttore discografico, che la minacciava, la ricattava dicendo appunto che doveva restare in silenzio davanti a questi abusi, altrimenti avrebbe bruciato tutta la sua musica e tutta la sua produzione. Lei poi da questi abusi è rimasta anche incinta, per poi essere abbandonata in un angolo davanti a casa dei genitori perché stava male, ovviamente anche fisicamente, sia per gli abusi che per la gravidanza, e quindi era diventata un peso. Da lì una spirale ovviamente di gesti e di conseguenze molto molto negative, anche forse di cose negative autoinflitte dalla stessa Lady Gaga, che poi ha raccontato, però veramente una storia veramente veramente brutta. Sì, la sua storia ha fatto discutere molti, perché effettivamente, insomma, quando la sentiamo cantare sembra un po' trasmettere questo dolore che ha vissuto, e il modo in cui all'interno delle sue melodie cerca di mettere in musica la sua sofferenza è toccante, perché non sappiamo tanti dettagli della sua vita, però è come se ci riuscissimo effettivamente a metterci nei suoi panni e quindi a vivere in prima persona le sue sofferenze. Per quanto riguarda la sua vita, è una vita particolarissima, una vita che forse nessuno augurerebbe nemmeno al peggior nemico, perché dai cani fino alla sofferenza, insomma, in età giovanissima, insomma, è abbastanza triste sapere questi dettagli. Ed è sempre stata vittima poi anche successivamente da parte di odio degli haters, perché anche per il suo aspetto fisico l'hanno criticata notevolmente, quando sì, in realtà nascondeva poi una maschera di profondo dolore, perché vivere queste violenze, soprattutto da giovanissima, e poi una gravidanza che nasce da una violenza, insomma, è sicuramente difficile da portare avanti. E riuscire a guardarsi poi allo specchio e vedere di avercela fatta in un modo o nell'altro, nonostante i bastoni tra le ruote, credo che questo possa essere per lei un segno poi di grande successo. Sì, grande successo e grande forza, che lei infatti ora vuole trasmettere ovviamente anche ai suoi fan con questi messaggi. Le ha spiegato infatti che dopo quel periodo ha cercato di riprendersi, ha pensato anche di abbandonare la musica, poi fortunatamente è arrivata una proposta giusta che l'ha messa sotto ai riflettori, ma soprattutto ha dato modo di far esplodere il suo immenso talento. È una bravissima musicista, è una cantante veramente formidabile, ci mette il cuore, non solo la tecnica, ma per un lungo periodo ha subito ulteriormente questi grandi traumi, infatti è diventata autolesionista, ha raccontato anche di questa parte della sua vita, e soltanto adesso, soltanto nell'ultimo periodo, a distanza di tanti tanti anni, si sente rinata, si sente diversa. È un traguardo, credo, che la maggior parte delle persone a volte non riescono a raggiungere, perché quando si ha una storia così sofferta, anche riuscire a guardarsi allo specchio, addirittura ad avere un qualsiasi rapporto di natura fisica o amicale, amorosa o amicale, risulta anche difficile poi potersi approcciare a qualcuno. E soprattutto ritrovare nella musica quella valvola di sfogo che in molti, insomma, a quanto raccontano, riescono a vedere. Credo che sia un esempio per tutti, non soltanto per il modo che ha di scrivere, ma anche per il modo in cui ha affrontato, non superficialmente, tutte le sventure che le sono capitate. È verissimo, e poi le canzoni più belle sono quelle che proprio vengono da una sofferenza che si è vissuto, perché c'è anche quell'interpretazione in più, soprattutto per chi scrive le canzoni, poi arriva tutto quel dolore e tutta quella sofferenza ovviamente di chi poi ce l'ha fatta, ha voltato pagina per ricostruire anche se stessa, così come ha fatto Lady Gaga. Ovviamente vedremo questo documentario, perché secondo me è molto interessante anche con gli altri personaggi. Sì, dobbiamo creare questo paragone anche con Harry, rivedere di che cosa trattano, perché ormai la curiosità è tanta. Sì, vedremo se effettivamente ci saranno altri spunti per anche le nostre puntate di gossip, ovviamente. Noi intanto siamo in chiusura, grazie mille Elvira. Grazie Alessia. Vi diamo appuntamento come sempre a domani 18:30 con Gossip Mania. Buon pomeriggio.